Buongiorno a tutti, sono Pier Francesco Foschi del Dipartimento sui diritti umani di OCF. Oggi qui a OCF si è tenuto il secondo incontro del ciclo di cinque incontri sul ruolo dell'avvocatura, il ruolo politico dell'avvocatura per i diritti umani. Per le donne era il primo incontro, questo era sui diritti degli ultimi, poi ci sarà quello sui diritti degli stranieri, dei detenuti e del lavoro. Oggi abbiamo avuto la partecipazione del collega Arnau, consigliere del CNF e componente consigliere della Scuola Superiore dell'Avvocatura, che ha patrocinato questo evento. Oltre all'intervento del professore dell'avvocato Roberto Iovine di Girasole e della professoressa Pubusa dell'Università di Cagliari di diritto amministrativo. Abbiamo trattato sia l'argomento introdotto da Iovine degli avvocati in pericolo. Lui è componente di OIAD, che è l'organizzazione internazionale tra Francia, Italia e Spagna di monitoraggio degli avvocati in pericolo. Detta così sembra irrilevante, ma ci ha portato la testimonianza davvero toccante del suo incontro con Ebru Timtik, la collega turca deceduta qualche anno fa dopo essere stata detenuta nelle carceri turche. E oggi, toccando proprio le vicende di questi avvocati che a costo addirittura della loro vita, come nella tradizione italiana di croce, portano avanti la tutela non solo dei diritti degli ultimi, ma veicolano il concetto stesso di uguaglianza. L'uguaglianza, dall'articolo 3 della Costituzione, ha una visione più ampia. Quindi oggi, diciamo, non è stato un incontro didascalico, didattico per calcolare come utilizzare singole norme, ma è stato un incontro di amplissimo respiro su una funzione alta, sociale dell'avvocatura. Iniziata, si citava, la società umanitaria nel 1907 a Milano, cioè gli avvocati che si fanno carico e portano avanti con i diritti degli ultimi i diritti di tutti.